Casa Lonier è una comune urbana appunto a Trieste, è un progetto che nasce nel 2001 e diventa residenziale dal 2007. In questo momento siamo 6 adulti, 3 bambini e una cagnona. Siamo fortemente immersi nel tessuto cittadino, ma siamo in un'area verde di fronte a un boschetto protetto con degli spazi verdi a disposizione, nei quali comunque praticiamo, viene coltivato un orto di tipo urbano, che in questo momento essenzialmente ha la finalità di avvicinare soprattutto i bambini alla terra e alla magia della vita che c'è nel seme. Pratichiamo e promuoviamo all'interno della città e delle relazioni cittadine l'idea di un vivere collettivo, comunitario, solidale, e in questo senso soffiamo perché si realizzino degli altri nuclei, poli abitativi attorno a noi, specialmente nelle estreme vicinanze, in modo da permettere proprio la realizzazione di una piccola rete o quasi di un microborgo nella zona in cui siamo noi. Negli ultimi anni la maggior parte, diciamo, delle energie, degli intenti e dei progetti di tutta la comunità si sono rivolti soprattutto al discorso della liberazione della nascita e liberazione della crescita. Quindi nascita naturale, praticare nascita naturale fuori dagli ospedali, e così poi anche prendendosi cura della crescita dei nostri bambini e dei bimbi che ruotano attorno alla comunità, uscire dalla delega all'istituzione, dalla delega allo Stato, e realizzare quindi spazi e contesti educativi rivolti ai bimbi che siano rispettosi del loro naturale aprirsi alla vita. In questo momento è attivo un asilo nel bosco, e il nostro sogno, il nostro progetto verso il quale stiamo indirizzando molte energie, è quello dell'apertura di una scuola libertaria in città. In generale crediamo che il tema dell'educazione alternativa sia un tema molto importante, che sicuramente trasversalmente riguarda e coinvolge un po' tutti gli ecovillaggi e i progetti di ecovillaggio, quindi ci piacerebbe capire anche negli anni come questo tema possa prendere sempre più corpo all'interno della Rive e trovare una sua specificità di sviluppo. Nello specifico noi abbiamo comunque il cartellone Casa Lonier, vi invitiamo, chi può essere interessato a questo tema, ad avvicinarci adesso in questa fase di passeggiata, possiamo iniziare a scambiarci un po' di contatti e di informazioni. Prevedevamo di fare domenica mattina, che c'è un momento di spazio aperto in cui si possono proporre degli workshop ancora non calendarizzati, di proporre un workshop proprio su questo discorso delle energie e dell'educazione alternativa.